Space Apps Challenge, it's a NASA initiative. It's a global initiative where NASA has put out a call for ideas across the globe for people to come up with ideas in terms of space technology, in terms of robotics, in terms of watching the Earth. It's a pleasure to be here with all of you to launch this event that embraces collaborative problem solving with a goal of producing solutions to global needs for life on Earth and in space. On a eu en plus le grand plaisir d'avoir Luca hier qui est venu vendredi soir pour l'ouverture de l'événement et qui a donné encore plus de motivation à tous ces jeunes et qui a passé un message absolument fantastique et on voudrait le remercier encore de nouveau. Bisogna superare i confini, bisogna mettersi in gioco con gli altri paesi, con chi ci circonda in termini di cooperazione, in termini di collaborazione. Space è la mia parola preferita perché come astronauta sono un appassionato di spazio, amo lo spazio e ritengo che lo spazio sia un'opportunità di sviluppo per gli uomini, per gli studenti, per i professionisti, per le industrie, quindi nello spazio c'è veramente posto per tutti per evolversi e per migliorare il nostro mondo. Ha sido muy interesante el evento aquí en Roma. He visto que los equipos estaban muy motivados, han trabajado mucho con ideas muy brillantes y seguro que sale algo interesante de todo este evento. I've been very surprised by how much can be achieved in such a short space of time. And it's fascinating how people can pull things together from things that you would find in your living room, things that you would use to play video games, how you can use that to come up with a sensor to scan whether your rover can drive between two rocks. It's really very neat. It's very, very impressive. L'Università di Roma La Sapienza è molto orgogliosa e onorata di aver ospitato questo evento. Abbiamo raccolto numerosissime iscrizioni, partecipazioni da tutte le facoltà, non solo di Roma ma di molte altre città italiane, e soprattutto abbiamo finalmente coinvolto molti ragazzi delle scuole superiori, degli istituti tecnici e dei licei. Abbiamo scelto la Space Challenge della formazione di una nuova tuta per attività extraveicolari degli astronauti. Noi abbiamo realizzato la challenge di Gravity Maps. La nostra challenge si chiama Space Line ed è un progetto in cui cerchiamo di semplificare le informazioni sulle missioni spaziali per la gente comune. Un'app che in modo semplice fornisce dei dati in tempo reale su cosa sta accadendo nello spazio e ti permette quindi in un modo pratico e semplice di essere informato appunto in tempo reale. We at the American Embassy are so excited by this project. We started it last year working with the European Space Agency and NASA, and it is incredibly exciting to be part of this weekend once again.